credo che il dato sia pure, diciamo, con dei tempi un po' lunghi, il dato sia che su Carlo Antonetti si è costruita la più larga alleanza che io ricordi qui a Teramo, alleanza molto larga che testimonia probabilmente la volontà di cambiare, la volontà di lottare per vincere, di ribaltare le cose nella città di Teramo. Quindi direi un po' lunghi, ma il risultato mi sembra prezioso. Futurolina è già chiusa la lista, quindi noi non dobbiamo correre, dobbiamo soltanto parlare con i cittadini, confrontarci, illustrare il programma che Carlo Antonetti sta scrivendo insieme a tutti noi, far capire che c'è la possibilità di avere una città diversa. La reazione quando ha appreso che anche la coalizione di centrodestra si sarebbe accodata? Benissimo, cioè ripeto, avere una coalizione così larga, cosa straordinaria, cosa assolutamente positiva. Con la Lega i rapporti come sono? Ma non è questione, cioè, qui si parla del futuro di una città, del destino di una città che deve tornare a essere città capoluogo. Dopodiché uno va a mangiare la pizza con chi preferisce. Ciao Nazario, buongiorno. Non è questione di rapporti, è questione di fare un lavoro per la città e per i cittadini, il resto è assolutamente secondario, è roba proprio che non interessa. Il punto più forte del programma quale sarà secondo lei? Lo sta scrivendo Carlo, noi stiamo contribuendo. Al di là delle cose che sappiamo tutti, la ricostruzione pubblica che non è partita, un dibattito sull'ospedale che non è stato mai fatto. Io penso che il vero tema sia restituire ruolo alla città. Questa è una città che conta ormai pochissimo sullo scenario provinciale e regionale. E io credo che una persona con la storia di Carlo Antonetti possa darci la speranza di rimettere Teramo al posto che le compete.